di Vampa Negoghi in provincia. Il comitato accusa su sanità solo dubbi ed incertezze. Parco delle incisioni rupestri di Grosio, futuro a rischio chiusura. I frontalieri rubano il lavoro? Vi racconto la mia esperienza e poi lo sport. Val Bregaglia Trail, una corsa tra Italia e Svizzera. Queste le notizie di oggi di Telesondrio News. Benvenuti. Buonasera e benvenuti alla nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo questa sera parlando purtroppo dei roghi che in queste ore stanno flagellando il territorio di Valtellina e Valchiavenna. Un'emergenza fronteggiata dagli uomini dei Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile. Il forte vento di queste ore, sommato alla mancanza di precipitazioni, ha dato il via a numerosi focolai divampati su tutto il territorio provinciale. I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Sondrio sono stati impegnati a domare le fiamme sia in Valchiavenna, a Piuro, in località Savogno, che a Piateda Alta, dove i pompieri sono scesi in campo fin dalla notte. Siamo saliti questa mattina a dare il cambio ai colleghi che si sono fermati quasi tutta la notte per le opere di spegnimento del bosco. Ancora da chiarire l'origine del rogo, anche se il caposquadra dubita sia dovuto da autocombustione. Insieme ai vigili del fuoco, anche gli uomini della Protezione Civile di Sondrio, guidati dal presidente Stefano Magagnato, impegnati specialmente nell'operazione di bonifica fondamentale per evitare la riattivazione di altri focolai. Noi siamo qua dalle 7 di stamattina, che siamo stati allertati dalla comunità montana di Sondrio e siamo venuti a dare manforte ai vigili del fuoco che erano qua già da stanotte, per bonificare un pochettino diciamo il bosco, il sottobosco. Il grosso l'hanno fatto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme che erano poi vicino alla casa. Adesso noi stiamo facendo il resto e abbiamo in due squadre, una da sopra e una da sotto, e cerchiamo di bonificare almeno dove è possibile nel sottobosco. Qui a occhio e croce, per quelli che sono giù, mi dicono che ci sono circa 30-40 cm di fogliame e bisogna smuoverlo tutto perché la brace è sotto il fogliame, quindi se noi lasciamo così com'è, il primo buffato del vento riparte un'altra volta. E non lasciamo nulla di intentato fino a che tutto è spento. Qui invece hanno preso fuoco le radici e le radici nel sottobosco stanno andando verso valle. Quindi bisogna fare un buco, riempirlo d'acqua e farlo andare in modo da spegnere la radice che è infuocata sottoterra, perché il fuoco si propaga attraverso le radici che si sono infiammate e vanno da un posto all'altro senza che noi lo vediamo perché passa sottoterra. Nella giornata di domani il vento dovrebbe attenuarsi, ma l'allerta rimane sempre alta. Il monito è dunque quello di evitare l'accensione di qualsiasi tipo di fuoco, specialmente nei pressi di boschi e sterpaglie, punti in cui risulta molto più facile l'attivarsi di roghi. È stata fissata per l'8 giugno prossimo a Roma l'ultima udienza per Emanuele Casula, il giovane operaio accusato di aver ucciso nell'agosto 2014 la fidanzata Veronica Balsamo e del tentato omicidio di Gianmario Lucchini, oltre che di occultamento di cadavere e di una serie di furti. L'appello in Cassazione è stato fissato in seguito al ricorso richiesto dalla Procura di Sondrio, dopo l'ultima sentenza pronunciata a gennaio con rito abbreviato, considerata troppo lieve. 20 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e il risarcimento dei familiari delle vittime. La procura avrebbe invece voluto l'ergastolo ed è ciò che chiederà in Cassazione. Sebbene il pronto soccorso di Morbegno sia pronto a cambiare volto, non si ferma la lotta del comitato Salviamo la nostra sanità. Parte il conto alla rovescia per il nuovo corso del pronto soccorso di Morbegno, che dal 1 maggio prossimo cambierà definitivamente la propria fisionomia. Addio alla reperibilità notturna dei tecnici radiologi e di laboratorio, mentre ancora si stanno cercando i medici per coprire i turni notturni. Una trasformazione radicale che sta passando sotto un silenzio sospetto secondo i rappresentanti del Comitato Popolare Salviamo la nostra sanità, la cui lotta per mantenere in vita il presidio è stata supportata dalle firme di migliaia di cittadini e dalla recente manifestazione di piazza. Tanti i dubbi sollevati, a partire dalle dichiarazioni dell'assessore al welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. Gallera, a Sondalo e anche in televisione, lui aveva dichiarato che a Morbegno esisteva il TPI già dal 2011. Sul POAS la data di chiusura del PS, del pronto soccorso, effettivamente è il 30 aprile 2017, per cui ha dichiarato una cosa, se vuoi, non vera.
Per cui il problema è che adesso la chiusura del pronto soccorso sarà in data 30 aprile. Di fatto diventerà un pipini. Loro hanno garantito con questa apertura 24 ore. Il problema è che stanno ancora cercando i medici e il personale che farà comunque il turno notturno. Il comitato non risparmia critiche nemmeno agli amministratori locali, che dovrebbero monitorare l'attività del nuovo presidio attraverso un organismo ad hoc. Siamo ancora in attesa di questa famosa cabina di monitoraggio che dal 31 maggio doveva essere attivata. Ci sono proprio tante troppe cose non chiare. Grande incognita rimane la questione legata alla presenza dell'automedica in loco, fortemente richiesta da chi ha sottoscritto la petizione. È rimasto comunque in sospeso anche il discorso dell'automedica, perché comunque è una richiesta precisa che è stata fatta. E poi ricordiamoci che comunque ci sono sempre le famose 18.000 firme di tutti i cittadini, e quella sono un'espressione di volontà, non sono state messe di così, che non devono più essere utilizzate o devono essere utilizzate in malo modo o da chi vuole farsi campagna elettorale. È stata tratta in arresto con l'accusa di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale una donna originaria del Lecchese, che si è rifiutata negli scorsi giorni di lasciare un locale pubblico di Andolo Valtellino dopo l'orario di chiusura, per poi aggredire gli uomini del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Chiavenna, intervenuti su richiesta dei titolari dell'esercizio. Dopo l'emblematica chiusura notturna di tre valichi tra l'Italia ed il Ticino, scopriamo assieme com'è la vita del frontaliere. Quando il paese in cui ogni giorno ti rechi per lavorare regolarmente insieme a decine di migliaia di tuoi conterranei sceglie di chiudere nottetempo tre valichi per ragioni di sicurezza, è naturale cominciare a interrogarsi sulle reali implicazioni di una risoluzione che, oltre a causare gravi disagi, assume i simbolici connotati di una netta presa di posizione. E la percezione di non essere i benvenuti diventa quasi una certezza, avvalorata da campagne ad hoc decisamente eloquenti, come questa vignetta pubblicata dal Mattino della Domenica, giornale della Lega dei Ticinesi, in cui rappresentanti della formazione politica si calano nei panni di novelli Superman e Wonder Woman, pronti a difendere il proprio territorio dagli attacchi dei malviventi decisi ad attraversare la frontiera. Un piccolo tassello che dipinge un quadro a tinte fosche, che la chiusura dei tre valichi nelle province di Como e Varese dal 1 aprile ha contribuito a portare a galla. Ma com'è la vita per un nostro connazionale in Canton Ticino? Lo abbiamo chiesto a Vincenzo Donato, giovane insegnante italiano cresciuto nei Grigioni che da circa 2 anni, per motivi di lavoro, ha scelto di trasferirsi a Lugano e ai nostri microfoni ha raccontato la sua esperienza. Io personalmente non vedo questo astio, questo odio verso gli italiani, perché sì, mi sono calato senza problemi qua, perché già conoscevo altra gente, tutto quanto, forse anche perché il contesto scolastico di per sé dovrebbe essere più tollerante, però posso dire che si sa, o almeno quella parte che di destra, diciamo con ideologie destre, hanno un po' questo odio verso gli italiani, perché dicono che fanno solo del male, diciamo, questi italiani, perché rubano lavoro, vengono pagati di meno e dunque anche certi, diciamo, svizzeri, ticinesi poi devono rinunciare a questo stipendio perché non riescono a mantenere forse la famiglia o comunque loro stessi. Però questo io lo sento da persone, diciamo, i leghisti. Una visione che però striderebbe con alcune abitudini ormai consolidate portate avanti dai vicini elvetici. Io poi faccio sempre il paragone, dico sì, gli italiani forse vengono a lavorare qua, vi rubano forse quel po' di lavoro, però voi andate a fare spesa in Italia. Alla fine vai a fare la spesa in Italia e promuovi l'economia italiana invece di quella svizzera. Come purtroppo previsto, la prima delle tre notti di gelo ha già fatto i primi danni. L'ondata di aria gelida ha causato una gelata per convezione, ovvero dovuta allo spostamento di masse di aria fredda che affluiscono dalle regioni settentrionali. Per la vite, come mettono in luce i tecnici della Fondazione Foianini, i comuni di Albosaggia, Piateda, la parte bassa di Berbenno, Buglemonte, Ardenno, Chiuro, sono le aree dove i danni sono stati maggiori. Sfortunatamente in questi casi la produzione 2017 è completamente compromessa.
Danni più sporadici si riscontrano nei piedi di versante, primi terrazzi in basso, su altri comuni, accompagnati da danni causati dal forte vento di ieri che ha portato alla rottura di numerosi tralci. Quale futuro per il Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio? Scopriamolo assieme nel servizio a cura di Giuliano Padroni. Un paesaggio talmente suggestivo da sembrare irreale e che ospita i due castelli meglio conservati dell'intera valle. Il castello vecchio di San Faustino, eretto attorno al X-XI secolo, con la relativa chiesa, e il castello nuovo visconteo del 1300. E poi la Rupe Magna, l'enorme roccia che ospita sul suo dorso oltre 5.000 incisioni risalenti a un periodo compreso fra il IV e il I millennio a.C., assieme al Dosso Giroldo con le 50 rocce incise, fino ad ora studiate, con tante altre ancora da portare alla luce. Questo, in grandi linee, è il Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio, sito archeologico istituito nel 1978 con finalità di salvaguardia e valorizzazione del ricchissimo patrimonio storico-architettonico e paesaggistico del Dosso dei Castelli, grazie alla donazione dei terreni e dei resti medievali da parte della Marchesa Pallavicino Mossi Visconti Venosta e situato fra la Valle dell'Adda e il torrente Roasco all'imbocco della Val Grosina. Un luogo inimitabile, accomunabile a tratti ad ambientazioni tipiche delle fiabe celtiche e che, annualmente, registra migliaia di presenze turistiche grazie alle visite guidate e ai laboratori didattici organizzati in questa inimitabile cornice grazie all'impegno e alla perizia del presidente Alessandro De Riu e dei volontari al suo fianco. Impegno che rischia seriamente di essere vanificato dal rischio chiusura del sito, dovuta alla mancanza di finanze e di personale addetto, fino a quando gli enti che costituiscono il consorzio non troveranno una soluzione che permetta di far continuare le attività del parco. Attualmente il parco è bloccato proprio perché non sono state, il consorzio è fermo, è in una situazione di stallo, gli enti devono ancora decidere cosa fare del futuro del parco e quindi non sono state pagate tutte le cose pratiche burocratiche come può essere l'assicurazione del parco, le bollette che sto provvedendo io che arrivano telefoniche e poi ci sarà un grosso dubbio su dei mutui che sono accesi con tal consorzio e quelli entro giugno o luglio andranno in qualche modo pagati. A non crollare, nonostante le avversità attuali, e proprio come le mura delle fortezze ospitate nel sito di Grosio, è la fiducia e la forza di volontà di presidente e volontari, sulle spalle dei quali grava tutto il peso dell'intera struttura. Mi auguro che la situazione si sblocchi. Mi dispiace che abbiamo perso le prenotazioni delle scuole che da novembre dello scorso anno chiamavano per prenotare le visite e essendo in questa situazione, non sapendo se c'era personale disponibile, se erano sbloccati i fondi, non abbiamo potuto prendere le prenotazioni. Si potrebbe salvare il salvabile con l'estate, tutte le persone che arrivano e le visite guidate fatte a gruppi che arrivano proprio anche sfruttando il treno del Bernina, molti arrivano da Tirano proprio per vedere il parco. Su una possibile soluzione dell'impasse è il primo cittadino di Grosio a non nascondere il proprio ottimismo. Il parco deve riaprire, quello è poco ma sicuro, Comune di Grosio, Comune di Grosotto, Provincia e Comunità Montana sono tutti concordi nel senso che è un parco di una peculiarità unica, perché se tutti sappiamo che solo in Val Camonica c'è un sito uguale, diciamo, di incisioni preistoriche e quindi ci teniamo molto perché in Valtellina è quello sicuramente più vasto, ecco. Qualità certificata con la garanzia di origine e di provenienza. L'indicazione in etichetta è finalmente diventata obbligatoria anche per il latte e i prodotti lattiero-caseari. Certamente un importante passo avanti nella direzione della trasparenza dell'informazione ai consumatori, fortemente voluto da chi, da anni, lotta per la difesa del Made in Italy come la Coldiretti, in una situazione in cui però un terzo della spesa degli italiani resta ancora anonima. In Valtellina la tracciabilità dei latticini è in verità già presente da tempo, proprio nell'ottica di valorizzazione dei prodotti dei nostri allevatori. Ritornando al nuovo disciplinare, rimangono esclusi dall'obbligo di etichettatura i prodotti DOP e IGP, che hanno già disciplinari relativi all'origine e il latte fresco, non a lunga conservazione, che è già tracciato. Quindi se il latte viene preparato, munto e confezionato nel nostro paese, avrà la dicitura origine del latte Italia. Viceversa, se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più paesi, si useranno le diciture latte di paesi UE, latte condizionato o trasformato in paesi UE oppure latte di paesi non UE.
L'arrivo dell'obbligo di indicare in etichetta l'origine del latte a lunga conservazione è stato accolto positivamente dal 76% degli italiani, che lo considera un importante elemento di scelta. In questa fase transitoria, la Coldiretti consiglia di verificare che sull'etichetta sia riportata semplicemente l'indicazione origine Italia o di scegliere le confezioni che in modo volontario riportano l'indicazione 100% italiano. E ora la linea passa alla mia collega Elisa Compagnoni con le notizie dal mondo dello sport. Lo sport. Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento dedicato allo sport. Questa sera apriamo con la corsa. Tutto pronto per la seconda edizione del Val Brigaglia Trail, ma vediamo tutti i dettagli nel servizio. 42 chilometri che collegano la Valchiavenna all'Engadina, tra i sentieri una volta usati dai contrabbandieri, e che domenica prenderanno nuovamente vita con il passaggio degli atleti che parteciperanno alla Val Brigaglia Trail, la maratona alpina da 2758 metri di dislivello, organizzata dagli amici della Madonna della Neve di Laguncia in collaborazione con il GP Valchiavenna. Già 370 i partecipanti a questa seconda edizione, numero che certamente crescerà ulteriormente, considerato che la chiusura delle iscrizioni è fissata per domani, giovedì 20 aprile. Mancano quindi ancora 24 ore per poter essere uno dei protagonisti della manifestazione, che per potersi avvicinare al maggior numero possibile di corridori ha infatti confermato la sua triplice formula. Oltre alla prova clou da 42 km, in programma anche la mezza da 22 che ricalca la seconda parte del tracciato, con partenza da Promontogno ed arrivo a Chiavenna. Ma la fatica si può sdoppiare pure con la prova staffetta da due elementi, con prima frazione da quasi 20 km per 1726 metri di dislivello positivo e la seconda che ripercorre invece il tracciato della mezza, con poco più di 1000 metri di dislivello. E se i partecipanti, quando mancano 24 ore alla chiusura iscrizioni, hanno già superato quelli dello scorso anno, a dar maggiore lustro alla manifestazione e al suo inserimento nel prestigioso circuito Eolo Trail Grand Prix, che prende il via proprio con la competizione Italo-Svizzera, per poi proseguire con altre 5 tappe, con il gran finale previsto a Segni a Latina, con il Trail dei Monti Lepini. Come lo scorso anno, la competizione sarà prova di selezione per le gare ridate di trail running in programma nel mese di giugno a Badia Prataglia. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.chilometroverticalelaguncia.it. 31 primavera e non sentirle. La staffetta di primavera discende al giorno di Pasquetta a Regoledo di Cosio. Ha infatti richiamato in astra di partenza ben 450 atleti impegnati nella prova staffetta che segnava il titolo provinciale. Protagoniste incontrastate della kermesse il duo dell'atletica alta valtellina Francesca Maiori e Demi Collins, che col tempo di 8 minuti e 53 secondi hanno fatto registrare il miglior crono di sempre nella gara femminile. Prima di loro sono però scese in pista le categorie giovanili, con le gare promozionali e poi gli esordienti A, dove hanno primeggiato Asia Contessa e Teresa Buzzella e Daniele Ciapponi e Andrea Mazzoni. Nella categoria ragazzi, successo di Laura Vola e di Elisa Rovedatti e di Jacopo Ciapponi e Giacomo Ciapponi. Nelle cadette belle prestazioni di Serena Lazzarelli e Milena Masolini, mentre fra i cadetti primato di Gabriele Biavaschi e Nicola Fumagalli. Fra gli allievi si sono imposte Alessandra Succetti e Cristina Molteni, mentre nel parietà maschile titolo e vittoria per Alessandro Rossi e Marco Della Rodolfa. Nella gara clou maschile, successo di Matteo Franzi e Francesco Peloinel. Nella classifica di società, il trofeo Alico è andato ai padroni di casa del GS Valgerola Ciapparelli, davanti a CSI Morvegno e GP Santi Nuovo Aulonio. Ed ora invece passiamo al ciclismo. La stagione ciclistica è ormai in partenza. Al Tour des Alpes, meglio conosciuto come il vecchio Giro del Trentino, vedrà in astra di partenza anche il taramonese Francesco Gavazzi, impegnato fra le fila del team Androni Sidermec Bottecchia, attualmente in testa al ranking della Ciclismo Cup, la prima edizione del circuito organizzato dalla Lega del Ciclismo Professionistico, che attribuisce una nuova veste alla Coppa Italia di Ciclismo. La squadra di Gavazzi occupa attualmente il primo posto con 203 punti, davanti alla Nippo Fantini, formazione in cui milita un altro valtellinese, il neoprofessionista Nicola Bagioli. E con questo termina il nostro appuntamento dedicato allo sport. A risentirci alla prossima edizione.
E con lo spot si conclude questa edizione del telegiornale. Prima di salutarvi, vi ricordo che domani alle ore 18 andrà in onda la nuova puntata del nostro talk show Tutti in Panchina. Grazie per l'attenzione e alle prossime edizioni!